Sciopero dei trasporti previsto per domani 6 maggio 2024, lunedì a Roma, la capitale d'Italia. È l'ennesimo sciopero dei trasporti pubblici di Roma. Dopo quello del 26 aprile, i sindacati hanno indetto infatti una mobilitazione nuova a livello nazionale che riguarderà i comuni della città metropolitana. È stata proclamata questo sciopero dai sindacati Coppas, ADL, SGB, ADL, CUB e dall'USB. La protesta andrà a durare la bellezza di 24 ore di tempo, coinvolgerà anche le reti ANAC, ATPL e Audioservizi Troiani Salto. Anche i dipendenti dell'azienda COTR per l'azienda regionale di trasporti andranno a scioperare. A rischio l'intera rete dei trasporti metropolitani, autobus, filobus e tram. Le corse non saranno garantite dalle ore 8:30 del mattino fino alle 5:17 del pomeriggio e dalle 8 di sera fino al termine del servizio di tipo diurno. Ci potrebbero essere anche dei disagi negli autobus extraurbani del COTRAL, nelle ferrovie Termini Centrocelle, Metro Mare e Roma Civile Castellana Viterbo. Ci sarà il rispetto delle fasce di garanzia, questo è poco ma sicuro, previsto per legge. I mezzi circoleranno dall'inizio del servizio fino a fine servizio diurno e fino alle 8:29, dalle 5 del pomeriggio fino alle 8 di sera circa. Vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto. Ovviamente i disagi non mancheranno, quindi domani, se abitate a Roma o comunque in provincia, fate attenzione perché forse non riuscirete o a tornare a casa se andate a lavorare, oppure non riuscirete ad andare a lavorare o a fare uno spostamento per Roma, ma credo che coinvolga anche la Regione Lazio, non la Regione Lazio, ma la provincia di Roma. Iscrivetevi, commentate, una buona giornata a voi tutti.